Il mondo ha costruito in questi 50 anni un modello e un sistema economico attorno al mondo dell'alimentare, al mondo del food, chiaramente molto in crisi. Noi abbiamo delle problematiche di fronte di straordinaria rilevanza che, se non vengono prese con un senso d'urgenza straordinario, corrono il rischio di scapparci di mano. Molti operatori nel mondo, sia di carattere industriale, logistico e distributivo, si stanno occupando di questi argomenti in modo molto sensibile, però c'è bisogno, veramente bisogno, che la gente prenda coscienza e cominci a fare delle scelte. E le scelte della gente avranno un enorme impatto su quello che poi gli operatori saranno costretti a fare riguardo questi grandi argomenti. Prima ho utilizzato il termine la terra brucia, che è un termine d'effetto, ma tutto quello che noi stiamo mettendo in pratica oggi potrebbe non essere fatto nei tempi sufficienti per poter gestire i grandi problematiche mondiali. E dalla gente dipendono le decisioni di tutto il mondo dell'economia. La gente, facendo delle scelte sui prodotti alimentari in questo senso, crea un movimento. Se la scelta della gente diventa una scelta responsabile, tutta l'industria sarà costretta a gestire i prodotti, le catene distributive, il sourcing, tutta l'industrializzazione in modo estremamente responsabile e sostenibile.